Mi piace Podemos. Ti piace Podemos? Anche i suoi rappresentanti. Ma oltre questo, intendevo dire che lei ha detto, se ha detto la verità, che è un consulente del governo spagnolo, non di Podemos. Podemos anche non è al governo. No, anche di Podemos. La notizia di oggi è che Podemos no, lo vuole al suo fianco. Di capire, non lo sapevo. Sì. Mi pare che ogni tanto nascono nuovi miti. Abbiamo avuto il mito Grillo, adesso abbiamo il mito di questo Falciani. Il dato è un altro, che una cosa sono i governi, una cosa sono i cittadini. Il problema è un problema democratico, cioè noi viviamo una realtà di conflitto a destra e a sinistra tra Tsipras, Fratelli d'Italia, Salvini, che tentano di difendere i cittadini i cui governi hanno governato male buttando danari nel modo più folle. Prendiamo il caso emblematico di Firenze. Tra il Maggio Musicale, costruito con 40, 50, 60 o 70 milioni di euro, il Tribunale Palazzo di Giustizia, costruito con quasi 1 miliardo di euro, chi ha governato ha rubato i miei soldi per buttarli nella merda, facendo orrori, distruggendo l'Italia. Il cittadino non può pagare, il povero greco, il povero spagnolo, il povero italiano, deve pagare gli errori di democristiani ladri, socialisti ladri, berlusconiani incapaci, perché quella è la cosa, Verdini, che è un emblema. E com'è possibile che io debba pagare il debito per come hanno speso i soldi dei coglioni assoluti. Il problema è che gli hai votati distrutto magari, l'Italia. Però magari gli hai votati. Hanno distrutto, però io gli hai non votati. Voglio pagare. Non Vittorio, voglio pagare tasse, Vittorio. Non voglio pagare soldi per l'altro. Vittorio, però tu li hai votati o li hai anche difesi a no, volte? No, io non ho mai votato nessuno, ma perché no, io non hai mai difeso. Votato Berlusconi io di no, non ho mai votato Berlusconi. Ti spiego com'è andata la cosa. Berlusconi è apparso a un certo punto circondato di persone che si chiamavano Colletti, Verdone, Sgarbi, Taradas. No, Bertone, sì. Ora, queste figure che tu conosci e che ricordi, Bertone che poi passò a sinistra, erano figure che facevano credere a una palingenesi. Se poi lui si è messo con Scajola, con Verdini, sarà fatti suoi. A me mi ha cacciato dappertutto, cacciato da assessore, cacciato da soprintendente, cacciato da sottosegretario. Quindi però io rimaniamo, dire, rimaniamo alla questione. No, tu dici, mi dicevi cioè che il cittadino stato, non può ha essere... Ha messo galanga i beni culturali Berlusconi, tanto per dire una cosa, e gli altri ancora peggio. Allora, il tema di fondo è questo, io non voglio pagare per chi mi governa. Allora. Governano, allora, loro probabilmente fanno una rivoluzione molto semplice, arrivano adesso, vedono la Spagna con alcuni problemi che non dipendono da loro, e così la Grecia. Allora, il problema, certo dobbiamo pagare i debiti di Stato, ma che come li abbiamo spesi i soldi? Quando guardi Striscia la Notizia, le opere incompiute, ma gli orrori che vedi continuamente, il palazzo della Regione Piemonte, i palazzi immondi di giustizia, le scuole fasulle, i ponti che crollano, il ponte di Calatrava, porca puttana, non voglio pagare una lira, non la voglio pagare! Io sono allora, un cittadino, allora, non sono chi ha deciso. Allora, l'euro, chi l'ha deciso, qua l'abbiamo detto, non i cittadini, neanche scusate, i deputati, però quattro stronzi, quattro coglioni, Vittorio. Quattro coglioni, presidenti della Repubblica del Consiglio, all'euro fa cagare, sì, però, quando io pago un gelato, quattro lo so, euro, nel tubo abbiamo lo fatto una trasmissione, sei arrivato col carrello della spesa, sì, certo, ce lo ricordiamo, col gelato, col ghiacciolo, no, da 4 euro, solo tu le paghi 4 euro di ghiacciolo. Ma quali i greci non volevano l'euro. D'altra parte, scusa per chiudere, la Svizzera ce l'ha l'euro, parlare... no. L'Inghilterra ce l'ha l'euro. Vittorio, perché abbiamo avuto l'euro? Un attimo... Mi fanno preso per il culo! Mi fai parlare con Rita un secondo? Puoi essere un po' galantuomo? Lei mi è perfetta, fammi sentire. No, perché voi...